Ringrazio. Rappresentanza della federazione di Napoli, è lui che organizza le nostre follie, è lui che dà seguito a questi nostri desideri e ci riesce ancora il fax. È lui che ha dato il fax e quindi do la parola al signor Diana, cui abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi. Buonasera a tutti. Io ho la voce abbastanza forte, quindi penso che mi sentite. Complimenti a tutti i partecipanti e chiedo scusa per purtroppo la situazione che si è verificata stamattina per quella gara che è andata male. Comunque me ne assumo tutte le responsabilità, vuol dire che l'anno prossimo non capiterà questo fatto. Quindi noi come federazione offriamo la Coppa Fair Play per la squadra che ha, diciamo, commesso meno errori, meno provvedimenti disciplinari. Quindi ci vuole dire la squadra qual è, così la premiamo? Catania. Giuro che non lo sapevo. È passato un altro anno, io mi auguro di risentirci a settembre e non a gennaio per riprendere questo, qual è? Io non mi ricordo più, 13, 14, quanti anni stiamo insieme. Quindi speriamo di vederci, perché siete di buon augurio per me. Ora sono arrivato a 84 e mezzo, l'anno prossimo è probabile che saremo a 85. Non è come quegli altri che dicono chissà se cambiare, ovviamente diamo una targa al signor Diana per la cortesia e per la efficienza. Quello che è successo oggi non è un problema che riguarda lui, l'abbiamo superato, quindi non è vero, si è fustigato per niente, lui è bravissimo. Grazie. Allora scusatemi, noi siamo qui anche non solo per i nostri sforzi, ma perché abbiamo il Consiglio Nazionale e lo strumento dell'Associazione Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili che ci guida e ci dà lo strumento per poter fare tutto ciò. Quindi noi, come pensiero verso la loro attenzione nei nostri confronti del Consiglio Nazionale, dell'Associazione Nazionale, che comunque è guidata da consiglieri che sono consiglieri del Consiglio Nazionale, quindi è una struttura interna allo stesso Consiglio Nazionale e quindi si rifà sempre al Consiglio Nazionale, noi diamo queste due targhe al Consiglio Direttivo dell'Associazione Dottori Commercialisti e Esperti Contabili e al Consiglio Nazionale, al consigliere qui presente. Quindi questa la diamo a lui direttamente perché tocca a lui e l'altra la porterà al buon Roberto Punto e al Massandro Sani. Monti, mi raccomando la frase. E oggi allora cominciamo con le premiazioni, quelle vere, quelle sudate nel campo. Noi abbiamo la Coppa Italia e lo scudetto. La Coppa Italia, come ben sapete, si compone delle squadre che ai quarti di finale perdono e accedono a questo trofeo che abbiamo negli anni valorizzato, perché ci permette, e questo è lo scopo di questo torneo, di non portare solo le quattro squadre finaliste, perché molte volte le quattro squadre finaliste in un ciclo di 10 anni sono state sempre le stesse. Quindi questa aggregazione non poteva esserci se non allargando quello che è il discorso proprio calcistico ad altre squadre.
come l'abbiamo fatto, con l'idea della Coppa Italia, che è stata una buona idea, anche perché poi le due finalisti vincenti si affronteranno per la Supercoppa e andranno a pescare nella Champions delle professioni, e poi con il trofeo dell'amicizia, che porta altre due squadre che magari non arriveranno mai o ci arriveranno fra qualche anno alle fasi finali, però possono godere di questa bella cosa, di questa bella organizzazione e aggregazione che c'è. Allora, in exequo quest'anno, perché è così, la Coppa Italia, il terzo e il quarto posto vanno a Vallo della Lucania e a Caserta. In Lucania, Purtroppo sulla sua strada ha incontrato ai quarti di finale un'altra squadra fortissima, quindi una delle due ha dovuto fare la Coppa Italia. Prima classificata la squadra di Benevento. Grazie.
Zirini. Dell'aggregazione l'anno scorso abbiamo ideato questo trofeo dell'amicizia, che non fa altro che portare alle fasi finali delle squadre che già non si qualificano nella prima fase, quella che porta poi agli ottavi di finale, ai quarti di finale, per dare la possibilità di godere di questa bella manifestazione. Quest'anno se la sono contesa la Coppa Foggia e Bergamo. La vincitrice ovviamente è stata Foggia, un applauso. Prima che ci hanno fatto questa coppa solo per noi, perché non saremmo mai arrivati. La seconda, lo volevo dire a quelli del Bari, noi al Papete ci andiamo anche se avessimo perso. Grande forza al Papete! Adesso è sempre un grande piacere essere qua con voi. Allora, qui c'è la quarta classificata del torneo nazionale studenti. Ovviamente stavo proprio perché lo so che sono il giocatore in Catania. Ciao Mario! Ci vuole Papà Galli per vincere il campionato. Fisioterapico. Oh, ha detto a me oggi segni di te. Grandissimo piacere a premiare la terza classificata. Di Napoli che ci hanno fatto oggi in alto al quarto posto e soprattutto quel fedente che è in alto sesto però non siamo andati a Roma, ma abbiamo visto il Papa, perché noi abbiamo passato lo scelto ai colleghi di Bari che oggi non l'hanno incontrato a Napoli ai rigori. Ho parlato anche a uno dei tuoi.
Dispiace perdere i rigori, noi l'anno scorso l'abbiamo fatto con Benevento, l'anno prima l'avevamo persa con noi ai rigori, quindi è difficile. Però credo che la finalista possa anche, la perdente finalista possa essere anche soddisfatta, perché io lo so, perché sono un conterraneo, hanno raggiunto un livello in pochi anni, non indifferente, e sono contentissimo di vedere. Bravi ragazzi! Tecnico che sicuramente premia il giocatore nella sua qualità, ma perché è uno di quelli che quando prende un calcio, ne ha presi tanti, si rialza e accetta le scuse, o comunque non va contro l'avversario a muso duro o fa delle manfrine. È un giocatore e questo è un esempio da seguire. Marchese Michael di Palermo. D'Angelo Marcello. Ragazzi, è un gran giocatore, è bravissimo. Ce ne possiamo andare. Scudetto la squadra di Bari.
Dico finale! Ma faccio un po' chi? Dico finale!